L'amministratore delegato del gruppo Moby Tirrenia, Achille Onorato, ha speso belle parole per la Sardegna, ma nelle notizie rilasciate alla stampa non ha mai citato lo scalo di Porto Torres. Chiedo che venga riconosciuto il ruolo strategico del nostro scalo marittimo. Lo ha dichiarato in una nota stampa il sindaco della città turritana, Sean Wheeler, all'indomani degli impegni assunti da Achille Onorato. Ancora una volta lo scalo di Porto Torres non viene neanche citato. Una dimenticanza imperdonabile, commenta il primo cittadino, soprattutto se si considera che il nostro porto è il secondo per numero di passeggeri nell'isola e punto di riferimento per il traffico merci per tutto il nord-ovest della Sardegna. Sono quindi rimasto deluso dalle parole dell'amministratore delegato, che non ha mai citato il porto di Porto Torres. Il nostro scalo viene ancora una volta bistrattato e sembrerebbe non rientrare nei piani della compagnia. Invito invece l'azienda e Onorato a valutare la nostra città come sede legale e ne approfitto per chiedere ancora una volta di implementare e migliorare le tratte e il servizio. Aspettiamo una vera continuità territoriale, conclude Wheeler, affinché Porto Torres ritorni protagonista del trasporto marittimo.